Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo di nuovo insieme ad un'applicazione di Toca Boca, e cioè a Toca Lab. Questa applicazione molto molto carina che ci permette di giocare insieme all'interno di un laboratorio di chimica. Abbiamo già giocato insieme diverse volte e abbiamo esplorato e scoperto nuovi elementi chimici che sono andati ad arricchire la nostra tavola periodica degli elementi. Eccola qui, infatti, la nostra tavola periodica. Abbiamo scoperto tanti tanti elementi. Eccoli qui, ognuno diverso dall'altro. E anche oggi andremo a crearne, a scoprirne di nuovi. Ad esempio, partiamo dallo zirconio, che è questo elemento che abbiamo preso, e lo centrifughiamo in questo modo e vediamo che cosa succede. Vediamo un po' se succede qualcosa. Per ora non è successo niente, quindi forse dobbiamo provare con il bruciatore Bunsen. Proviamo. Lo scaldiamo. Così. Vediamo se in questo modo succede qualcosa. No, neanche in questo caso, poverino, stava andando a fuoco. Quindi forse a partire dallo zirconio non riusciamo, insomma adesso non siamo riusciti e quindi possiamo provare a partire da un altro elemento. Vediamo un po' che cosa possiamo scegliere. Quale elemento? Possiamo ad esempio scegliere il flerovio, questo elemento rosso. Prendiamo il nostro flerovio e vediamo che cosa succede. Ad esempio, utilizzando questi liquidi colorati. Quindi versiamo le provette. Vediamo se succede qualcosa. Vediamo un po' se si genera una reazione chimica. No, anche in questo caso non siamo riusciti. Però noi continuiamo perché qui nel nostro laboratorio non ci si ferma mai, quindi prendiamo un altro elemento, ad esempio il fosforo, e lo congeliamo. Vediamo un po' se in questo caso riusciamo ad ottenere qualcosa. Vediamo. Qui un elemento a forma di mela col muso da maialino, però. E questo elemento è lo zolfo. Quindi abbiamo ottenuto lo zolfo. Benissimo. E adesso, a partire sempre dallo zolfo, utilizzando il nostro bruciatore Bunsen, vediamo un po' che cosa riusciamo ad ottenere. Ah, ecco qui il nostro elemento che già è comparso. Vediamo un po' di chi si tratta. Si tratta del cloro, che forse conoscerete già perché si utilizza in piscina, quindi ha quel caratteristico odore. Odore appunto di cloro.
Poi, a partire dal cloro, vediamo se riusciamo a creare un altro elemento. Eccolo qui. Eccolo qui il nostro nuovo elemento che abbiamo ottenuto congelando così il cloro. E si tratta del bromo, il numero 35. Eccolo lì. Il nostro bromo. Adesso, a partire da questo elemento, possiamo crearne un altro, ad esempio dandogli un po' di elettricità. Ecco qui, abbiamo ottenuto un nuovo elemento, vediamo un po' di chi si tratta. Questo simpatico elemento è il selenio, eccolo lì. Benissimo. Anche oggi stiamo creando tanti nuovi elementi. Adesso centrifughiamo il nostro selenio. Centrifughiamo. Non è successo nulla. Forse dovremmo centrifugare più a lungo, quindi noi riproviamo. Magari dobbiamo semplicemente centrifugare per più tempo. E infatti abbiamo ottenuto un nuovo elemento. Benissimo. Vediamo chi è. È il tellurio. Eccolo qui, numero 52. Benissimo. Adesso possiamo, a partire dallo zolfo, possiamo vedere se riusciamo a creare un altro elemento, centrifugando per bene, così. Eccolo il nostro nuovo elemento, che è l'ossigeno. Eccolo lì. L'elemento numero 8, benissimo. Ecco qui il nostro ossigeno. Adesso diamo un po' di elettricità e abbiamo ottenuto quest'altro nuovo elemento che è il fluoro. Eccolo qui il fluoro, il numero 9. Benissimo. E adesso possiamo scoprire altri elementi. Possiamo scoprire altri elementi, ad esempio, possiamo partire dall'indio e la casellina ci indica di congelarlo, quindi ci dà questo aiutino. E quindi noi andiamo a congelarlo come ci viene detto, ed ecco qui che abbiamo ottenuto un nuovo elemento. Infatti abbiamo ottenuto questo elemento e si tratta dello stagno. Eccolo lì, il numero 50. Benissimo. E poi ci sono ancora altri elementi che si possono andare a scoprire. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi gratuitamente al mio canale, così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!